the fuck? Ma che cazzo è? Quindi loro, cioè questi qua tecnicamente non li posso prendere di sorpresa. Io posso prendere di sorpresa soltanto questi qua che sono semi infetti. Gli infetti proprio non li posso beccare di sorpresa. È stato in Cina un paio di anni fa. Si parlava che questo virus è un po' il boss finale di quello che è già stato in Cina, poi derivante sempre dal pipistrello trasmesso. Beh sì, diciamo, allora, per quanto riguarda la trasmissione da animale ad animale, sì, effettivamente può combaciare la cosa. Perché effettivamente può combaciare la cosa. Soprattutto se parliamo di animali che possiedono un corredo genetico simile. Quello sì. In realtà lo credo. Ora vedi come cazzo mi hanno visto. No, aspetta, lo devo fare bene, non mi interessa. Cioè devo capire come sfruttare, perché non può essere. Vabbè, sì, voglio che sbagli i tasti. Che mi devo abituare a sti cazzo di tasti. Allora, questi li posso sorprendere alle spalle. Mentre invece quegli altri no. Quindi penso che probabilmente gli altri devo sparargli e basta. Cioè c'è poco da fare. C'è poco da fare. Questo ad esempio. Vediamo se si spostano tutti. Ah, ecco, quello è un runner. Ma lui sto giù. Vabbè, sì. Non ho visto al buio. Ok. Ok, va bene. Se non crepa. Ora sì. Ah, vedi, dove venivano tutti? Allora giusto avevo pensato. Sono stupita, Joey. Danno col joystick. Andiamoci. A sparare per me è... non lo so, boh. Cioè io, madonna, col joystick sono una merda, quello da sparare. Faccio cagare. Ecco perché a me non piace giocare agli FPS con il joystick. Perché c'è proprio... non è nelle mie corde proprio. Cioè, è inutile. Io devo ammetterlo. Cioè, va bene tutto, ma... FPS col joystick... credo, cioè proprio zero, assolutamente no. Ok, è rimasto là impalato. Ok, Tess, vai. Ok, aspetta. Ah, perché giustamente se lo lascio poi... ok, via. Cioè, devo fare in modo che la porta resti aperta. Esatto.
Vedi? Va tutto cosa bene. Cosa è tipo dell'olio? Uh-huh. Medivac al massimo. Comunque sì, in questi discorsi potremmo perderci praticamente la nottata. Oh. O almeno per me. Cioè io potrei perderci tranquillamente la nottata. Si scende. Ok, andiamo. Passiamo da qui. Attenti dietro. Perché, cioè, sono discorsi che comunque mi hanno sempre affascinato, quindi... C'è solo da imparare. Sai, stavo pensando... Quando saremo tornati, potremo prendercela un po' più con Commodore. Vuoi prendertela con comodo? Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. E tu non mi hai mai dato retta. Beh, questa volta lo farò. Non ci credo finché non lo vedo. E vabbè sì, fondamentalmente sono discorsi, almeno per chi ha piacere, sono sicuramente discorsi interessanti, magari non tutti giustamente interessano, sono pienamente d'accordo, però non sono discorsi brutti da trattare anche in live, soprattutto quando stiamo affrontando appunto un gioco del genere. Allora, visto che qua ho tutto al massimo, perché non creare qualcosa, giusto? Quella di Medipack. Band. Ah, alcol. Poi qua ci sono le pillole che mi aumentano. Le petti, piastrine, manuali e fabbricazione. Okay, quindi è proprio. Sì, effettivamente è un vero e proprio GDR a tutti. Cioè GDR, oddio. Sì, sì, possiamo metterlo anche nella categoria GDR, ma non credo che forse rispecchi. È più sopravvivenza questa, assolutamente sopravvivenza, sì, al 100%. Qui c'è un tizio, guarda la manica, è una luce. Esatto, questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori. C'è una Molotov, speriamo che ci sia qualcuno. Molotov. Piacerebbe parlarne a voce. Beh, oddio, sì, vabbè, io ne parlo praticamente a voce quasi tutti i giorni, però sì, credo che comunque siano interessanti. Usa le Molotov per uccidere più nemici contemporaneamente. Un nemico in fiamme può appiccare il fuoco anche agli altri. Colpisci i nemici dietro riparo, lanciando la Molotov a parabola con L2. Usa con attenzione le scorte. Le Molotov richiedono gli stessi elementi del kit di soccorso. Vivo nel luogo sicuro. Quindi alcol e bende praticamente. Sì, vabbè, anche a me piace parlarne a voce. Questi sono secondo me argomenti che giustamente su Twitch. Mappa delle luci. Meet up second firefight team at Capitol Building. 40 years old, red hair. La ragazza? Incontrati con il secondo team di luci presso l'edificio governativo. Ragazza, 160 cm, 14 anni, capelli rossi. È la ragazza che stiamo scortando. Stiamo in zona di quarantena. Guarda, non sono i nostri. Comunque sì, sono argomenti che trattati a me, no, in qualsiasi zona, a me, cioè in qualsiasi modo, a me fanno sempre piacere. Cioè io anche quando sono fuori con i colleghi capita che parliamo di queste cose. Ovviamente con gli amici è diverso, perché gli amici non hanno tutti
cioè non hanno seguito tutti il mio stesso percorso formativo, quindi non è, è diverso. Però con i colleghi. Laggiù, li vedi? Merda. È normale. C'eravamo quasi, cazzo. Joel, tu guarda avanti, io sto dietro. E tu rimani. Parlare dei terrapiattisti. Okay, certo. Occhi aperti. Ci penso io. Vabbè, terrapiattisti, purtroppo. Furtività clicker. Ecco, i clicker possono sentirti anche se sei accovacciato. Ecco perché. Premi leggermente per muoverti più silenziosamente. Se qualcuno ti senti, fermati e aspetta finché non è sicuro muoversi di nuovo. Cioè, quindi devo muovermi ancora più lentamente. Ah, la Molotov si mette. Oh merda. Sì, ma è un casino. Cosa è questo con sta luce? Oh, l'ho creduto io! Beh, queste sono le cose che mi fanno incazzare. Queste sono le cose che mi fanno incazzare in questi giochi. Cioè, ho palesemente premuto io, triangolo, e mi ha afferrato lui e mi ha fatto la finish. Cioè, queste sono cose che a me danno fastidio. Ma proprio fastidio, che io impazzisco su queste cose. Cioè, palesemente premuto triangolo e mi fa lui la cosa. Forse devo eliminarli tutti per andare avanti, è come prima praticamente. Preciso e pulito, Texas. Cioè, il fatto che comunque mi debba muovere più lentamente è una rottura di coglioni, perché ci sto mezz'ora ad arrivare da un clicker. Ora ce n'era un altro forse ora. Queste cose sono bottiglie. Qua c'è qualcosa. Un mattone. Che poi, cioè, i terrapiattisti fondamentalmente non è che siano così pericolosi, ma finché pensano che la terra sia piatta, per me non è un problema. Diciamo che la cosa che dà fastidio potrebbe essere altro. Cioè, alla fine una convinzione come le altre non mi dà fastidio. A me le cose che mi danno fastidio sono quelle che tipo, come posso dire, ti fanno credere un qualcosa, però quando in realtà non lo è. Cioè, il terrapiattismo, se tu ci credi, fatte le due domande. Forza, dai. Derek nella libreria ci lascia utilizzare la sua cassaforte. Quando chiudi
questa sera, mettici dentro le mie cose. 3:43:78. Ale. Che poi effettivamente ora che ci penso i clicker non ci vedono, quindi io posso utilizzare la luce. Perché loro ci sentono tramite il suono, non tramite... Ecco, forse questi sono quelli più pericolosi. Cioè a me danno molto più fastidio quelli che, per esempio, se ve lo devo dire così in tutta sincerità, vanno a dire che per esempio i vaccini creano l'autismo. Ecco, quelli mi danno molto fastidio. Quelli mi danno fastidio. Ma i terrapiattisti alla fine... Non sono nulla. Non sono nulla fondamentalmente. Poi ce n'è un altro. Eccolo. Cioè, ma si possono eliminare solo tramite coltelli clicker? Fammi capire. Ti ho sbagliato il tasto. Porca puttana. Ah, però l'ho buttato giù lo stesso. Vabbè sì, perché avevo l'arma comunque. Avevo comunque l'arma da mischia. Oh, la cassaforte. Quindi la cassaforte possiamo trovare qualcosa in realtà. Oh, mi sento veramente. Cioè mi sento veramente tipo un deficiente che non sa. Non sa più. Cioè non sa più giocare. Cioè non sa giocare comunque col joystick. Cioè mi sento veramente strano, cioè proprio strano, io che non riesco a usare il joystick mi fa veramente strano. Allora, era 3:43:78. Ah, forse perché avevo già la combinazione me l'ha fatto prendere direttamente. Non disponibile. Sì, sì, lo so che era per cambiare discorso. Io dico, ah, se proprio... Dovevo dire la mia. Vi dico che effettivamente mi danno fastidio più quelli che i terrapiattisti. I terrapiattisti alla fine. Su, forza. Volta che cioè 2 o 3 volte devo premere per farlo salire, cioè sta cosa mi sta dando fastidio. Oh, porca puttana, ce l'abbiamo fatta. Tutto bene? Sì, eh sì, lo so. Andiamo. È il tempo che mi abituo. Vedo che ve la cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. E prima o poi finirà. Lo so, purtroppo mi devo abituare ai comandi. Per il momento proprio non ci riesco mentalmente. Anche perché comunque io, diciamo che per cazzi miei sto giocando ancora. Ma che parte, Tessa? 7 remake, quindi diciamo che sono ancora un po' confuso con i tasti. Ok,
quindi da quel lato. Come superiamo il camion? Vediamo cosa troviamo. Fuori anche perché mi serve da tutorial fondamentalmente. Io così mi abituo a premere i tasti giusti. Ci siamo. Sono infettati da poco, quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui, sbrighiamoci. Ah, quindi dovevo entrare veramente qui. Io ce l'ho entrato per esplorare la situazione. Ok. Come vuoi. Salite. Souvenir. Ok, come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Così Marlene pensa tu sia immune? Beh, questo. Usa parte di recupero per potenziare le armi in tuo possesso sul tavolo di lavoro. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì, sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. L'accesso fondina, è vietato. Ah, ecco, vedi, fondina per arma. Beh, attrezzi 1, parte 75, canna lunga. Runner, come velocità, capacità, caricatore. Capisco. Capacità, caricatore, velocità. Eri con Marlene quando ti hanno morso? Ho 20 parti, in realtà. Le ho chiesto aiuto potenziare una cosa sola. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per fare. Oddio, non sono messo male. Spero come... Ve l'ho detto. Come lei potenziamento. Cioè 3-3-4 non è malissimo. Questo 3-3... cioè non credo di avere bisogno fondamentalmente di potenziare. Io preferirei aspettare... e crearmi una fondina per un'altra arma, che penso sia una cosa più utile per... Chi era il rumore di te? Ho lasciato Telegram aperto? Forse ho lasciato Telegram sul PC aperto. Forse. Aspetta. Sì, avevo lasciato Telegram aperto. È entrato qualcuno nel gruppo Telegram. Chiunque tu sia, benvenuto. Però per il momento non ti posso rispondere. Allora. Io in realtà però prima di andare avanti vorrei vedere se effettivamente da altre parti ci sono cose da cercare.
perché io credo, ecco, è lì tipo qua. Tess. Dai, stai vicino a me. Cosa che vuol dire? Ah, devo muovere il joypad per ricaricare la batteria. Figa sta cosa. Allora, qui non c'è niente. Sì, vabbè, comunque ha delle meccaniche del survival. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Quindi è normale. Ma ci sta fondamentalmente, perché un gioco del genere è più. Però mi sta intrigando la storia e anche il gioco. Davvero? Certo, devo abituarmi ai tasti, ok? Quello ci si può sempre lavorare. Però mi sta intrigando. Molto comodi i punti che ti segnalano dove poter prendere gli oggetti. È una cosa che apprezzo molto, perché con tutto sto casino, se veramente dovessi mettermi a cercare. Ok, occhi alla testa. Direi via, 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 via. Fai l'altro giro. Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri! Ecco, forse siamo arrivati al momento in cui Tess già ci lascia. Oddio, ma qua è tutto bloccato. Ah, ok, di qua si può passare. Sto notando che comunque la storia è intrigante. Cioè, non lo immaginavo. Vabbè. Mi muovo piano, mi sente. Mi muovo forte, mi sente. Queste sono cose che ancora, per esempio, non riesco a capacitarmi. Tess. Cioè, e se ti muovi piano, è perché ti muovi piano. Se ti muovi veloce, ti muovi veloce. E porca puttana, cioè. Vabbè, ti serve un coltello per uccidere furtivamente un clicker. Ah, ecco. Ecco perché non me l'ha fatto afferrare. Minchia, ma dimmelo prima. Non è che me lo dici quando mi ammazza 2-3 volte. Che cazzo di tutorial è? Cioè, ma veramente? Me lo dici soltanto quando mi sbrana 3 volte? Cioè, non è una cosa normale. Non è letteralmente una cosa normale. Allora avevo pensato giusto che effettivamente il clicker si può ammazzare solo col coltello. Perché quando, per esempio, lo afferravo da dietro, mi appariva la scritta "usa il coltello" e non mi appariva "strangola" come mi appariva anche negli altri. Sentito. Perfetto. Beh sì, che mi sentono, ok, ci può anche stare, sono d'accordo. Cioè, però, per esempio, il fatto che si possono sconfiggere solo col coltello, dovresti dirmelo quando incontro i clicker, non dopo che mi eliminano 2-3-4 volte. Cioè, non è un tutorial quello, è una, diciamo, è pietà nei miei confronti, perché dicono, sei un deficiente,
e quindi ti dico che non li puoi ammazzare senza coltello. E io ti dico, hai ragione, sono deficiente, ma dimmelo prima. Cioè. Ok, qua mi mancano i nastri. Allora, una molotov me la faccio. E un altro medikit me lo faccio. Giusto per ignoranza mia. Ora questo qua per esempio lo posso prendere alle spalle e strangolarlo, perché questo non è un creeper, questo è uno di quelli normali, che è normali, uno di quelli infetti da poco, chiamiamoli così. Che è sto casino? Ai. Sto bene. Ragazzi, qui dentro! La ragazza! Aiuto! Aiutami! Ti ringrazio. Oddio! Che cazzo è? Le teste di Ceranno? Non esistono tipo dei counter alla DFO. Tipo che mentre ti attaccano loro arrivi. Oh, mi piace quello il fatto di poterti prendere a punti così. Abbastanza. Che figata! Per un pelo davvero. In realtà l'ho preso a pugni perché non sono stato abbastanza reattivo da prendere la pistola, però penso che comunque si potesse fare lo stesso. Che poi, vedi, posso prendere un oggetto solo perché ho la molotov. Allora preferisco tenermi un mattone. Ok, non ci avevo pensato a questa cosa. Dai, mi fa piacere che ti diverti, almeno. Almeno io sclero. E voi vi divertite. E voi vi divertite. Ecco, già Barrett qui. Tess, tutto a posto? Sarebbe stato decisamente un po' di fiatone. Valido. Assolutamente di qua. Valido. Arriveremo sul tetto. E tu, piccola? Tutto bene? Che intendi per bene? Respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Sì, valgono anche quelli. Ok, allora sto bene. Vediamo se qui c'è qualche finestra o qualcosa. No, vero? No. Questa è la sta... Aspetta, questa non è la sala di prima. Questa è un'altra sala. Cosa c'è qua? No, mi sa che è la stessa sala. Sì, perché ci sono... Sì, c'è la stessa sala. Pensavo fosse una sala diversa. Tipo una stanza segreta. Niente, niente, scherzavo. Possiamo andare. Pensavo fosse qualcosa di diverso. Comunque anche l'ambientazione è bellissima. Proviamo come andare di là. Anche, ecco, anche l'ambientazione è fatta bene. Sì, ho visto che devo prendere la trave, però... Dietro. Volevo esplorare un attimo la situazione. Oh, quant'è che crepa sta Tess comunque? Che... Cioè, sono convinto che crepa Tess, perché il fai gioco... attenzione a dove metti i piedi. Ci sono solo loro due. Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Vedi, lui già si sta affezionando a lei. Vedi? Ehi, sbrighiamoci.
Quello è l'orologio che gli aveva regalato sua figlia. Che anche se non ci siamo funziona... quasi. Non distrarti. Sì, signora. Giustamente, anche se non funziona è il ricordo di sua figlia, quindi è normale che non se lo tolga. Ma che ora ci sono fatte? È dietro l'angolo, forza. Vabbè, è ancora mezzanotte, un altro pochino. Proseguiamo, ragazzine. Proseguiamo, ragazzina. Mi sta sembrando God of War Kratos con Atreus. Che gli fa ogni volta ragazzo. E lo tratta tipo così: ragazzo. Ragazzo, fai questo. Ragazzo, fai quello. E lui fa la stessa cosa: ragazzina. E poi gliel'ha detto come si chiama. Sì, gliel'ha detto come si chiamava, però non lo sto ricordando neanche io. Credo. Guarda qui. C'è il simbolo delle luci sul suo braccio. Ordini delle luci. E se arriviamo laggiù e sono tutti morti? Pattugliare l'area del rendezvous. Assicurarsi che non vi sia presenza militare prima di spostare la ragazza al prossimo rifugio. Assicurarsi che la ragazza sia ben nutrita e in salute. La sua sicurezza è di importanza capitale. Deve andare bene. Scusa, ma se è così importante, perché non la consegnano i militari? Forse i militari... Boh. Levati. Comunque, anche come in Dying Light, ho notato che praticamente le zone dove tu puoi scavalcare, le zone dove tu puoi interagire... sono intersegnate sempre dal giallo, se ci fate caso, no? Questo è, diciamo, una cosa intelligente da parte degli sviluppatori, perché ti fanno capire appunto dove devi andare. E in Dying Light, per esempio, c'erano le zone dove tu potevi scavalcare, dove potevi effettuare le mosse di parkour, che erano appunto segnate in giallo. Ecco perché sono andato a botta sicura qua, perché sapevo già effettivamente che il giallo corrisponde lo step successivo, così come il verde su Doom, ad esempio, dato che ho giocato Doom Eternal, ti indicavano appunto dove andare, ti dicevano di ecco, dove scavalcare e dove andare. Ci siamo quasi, Tess. C'è qualcosa? No, non c'è nulla. Che poi mi viene voglia di girare il collo a me, ma effettivamente non è che ci sia molto da... Guarda che bello questo scenario, i colori sono stupendi. Per la cronaca, non so nuotare. Guarda, sembra bassa sul lato destro, seguimi. Sono felice che Marlene ti ha coinvolgati. Che intendi? So che avete pregato. Sì, certo. Madonna, quest'acqua penso che il tifo è soltanto una delle cose che puoi prenderti. Bello l'effetto che sei bagnato. Figa sta cosa. Non c'è nulla. Vabbè, ma è stato tutto troppo facile. Deve succedere qua qualcosa. Tipo che ora sono tutti trasformati, tipo che... No. No, no! E ora che facciamo? Easy. Che stai facendo, Tess? Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare? Dov'era il loro laboratorio? Non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì?
Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joy. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh. Ops, giusto. Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso 1 ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrai pur sentire degli obblighi nei miei confronti. E questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Sono qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Certo, si fa ammazzare lì mentre... Posso farcela? No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Ah, Ellie si chiama, ecco. Sappiamo che siete lì. Allora, quando gli hanno fatto il coso per vedere chi era infetta, già lei era infetta.